Un momento storico per la Chiesa in Tanzania, dove il giorno di San Giuseppe moltissimi fedeli si sono riuniti a Mafinga per l'ordinazione del primo vescovo della neoeretta diocesi, Monsignor Vincent Cosmas Mwagala. Nel territorio della nuova circoscrizione ecclesiastica si trova anche la parrocchia di Mapanda, nella quale sono presenti sacerdoti e religiosi della diocesi di Bologna. La nuova diocesi di Mafinga deriva interamente il suo territorio dalla diocesi madre di Iringa. Era il 3 marzo 1922 quando venne eretta la prefettura apostolica di Iringa, divenuta diocesi il 16 febbraio 1968. La nuova chiesa locale di Mafinga nasce dunque per servire una popolazione di oltre 600.000 abitanti, dei quali il 38% cattolici, 30 i preti diocesani, 11 i preti religiosi, 17 le parrocchie, 136 le religiose e 50 i seminaristi. La nuova cattedrale di Mafinga sarà l'attuale chiesa dedicata all'Assunzione della Vergine. Monsignor Mwagala ha 50 anni, è stato ordinato prete nel 2007 a Iringa. Dopo la formazione nel seminario di Peramiho e in quello di Agrigento, dove ha conseguito la licenza in teologia pastorale. Ha svolto il suo ministero come viceparroco all'isola di Lampedusa e nella parrocchia di Usokami, primo prete diocesano subentrato ai preti bolognesi. Il primo vescovo è stato ordinato dal cardinale Protase Rugambwa, arcivescovo di Tabora. Accanto a lui il vescovo di Iringa, Monsignor Tarcisius Ngalalekumutua, il metropolita di Mbeya, Monsignor Gervas Mwasikwabila Naizonga e il nunzio apostolico Monsignor Angelo Accattino, con numerosi vescovi da tutto il paese e dall'estero. Dall'Italia erano presenti alla celebrazione anche le delegazioni della diocesi di Siracusa e da quella di Bologna, guidata dal vicario generale Monsignor Giovanni Silvagni. Una parola di niente e in modo particolare a questa diocesi di Mafinga. Ringrazio la diocesi di Bologna perché infatti siete stati voi a inserirmi nella pastorale, a farmi come fare la pastorale qui in Africa, perché il primo ministero io sacerdotale ho fatto lì in Italia. Quindi quando sono rientrato sono diventato il parroco di Usokami, dove c'eravate voi e mi avete insegnato tanto. Grazie mille.